Ok, ciao a tutti, siamo a Pietrasanta in Toscana, in Italia, e ci troviamo davanti alla Nag Art Gallery e sono qua davanti a Vincenzo Nobile che ci parlerà del suo mestiere di gallerista e della sua, ovviamente, galleria, di tutto il suo lavoro. Quindi do direttamente la parola a Vincenzo. Ciao Vincenzo. Salve Vincenzo Nobile, 30 anni nel passato da architetto, consulente tecnico per il Tribunale di Firenze per i beni artistici e architettonici, e 10 anni fa mi dedico all'arte contemporanea. Scelgo Pietrasanta perché è una cittadina vocata per l'arte e per l'arte contemporanea oggi. Da Michelangelo in poi, quindi da 5 secoli a questa parte, la tradizione scultorea ha avuto le radici da questo nome importante, ma ha continuato da sempre ad essere portata avanti con abili artigiani e importanti scultori. E oggi ci siamo noi, galleristi, a vendere e a proporre il prodotto di questi anni di fatica. A Pietrasanta ci sono, quindi, ci sono, quando ho aperto io eravamo 30 gallerie d'arte, oggi se ne contano 40 e forse più. Quindi in tre strade, una piazza di circa 1600 metri di percorso pedonale, troviamo una galleria ogni 40 metri, così hanno detto dei giornalisti. La mia posizione dice: perché allora la 31esima quando hai aperto, o la 41esima oggi? Per me è stato importante, è stata una scelta di vita dopo aver fatto quello che dicevo prima. Volevo che l'arte fosse aperta a tutti, per cui Nag, appunto, vuol dire Nunca Ars Gentium, è il momento che l'arte sia per le genti, per il popolo, e per cui, oltre al nome, ho concepito la mia galleria molto trasparente. Infatti capita molto che la gente, non ha timore a entrare in galleria. E io ho facilitato questa attitudine, cioè le sculture, le opere pittoriche che sono esposte nella mia galleria si possono tranquillamente vedere dall'esterno senza avere il problema di superare quella barriera che è la soglia d'accesso dalla strada pubblica a uno spazio privato, dove in questo spazio privato comunque si vendono, ci sono dei beni preziosi e quindi spesso la gente non ha la voglia, il coraggio di superare questa soglia. Grazie Vincenzo, grazie mille. Quindi possiamo entrare, direi, a questo punto, così vedremo, Volentieri, esatto, le opere volentieri, dentro. volentieri. Perfetto. Allora dimmi te da dove partire. Ma diciamo, l'ultima operazione che ho fatto è una mostra qui in piazza dove ho selezionato 12 scultori. Questa è una foto di un mese fa, diciamo, dove erano esposte queste 11 sculture, e in mezzo c'era una panca. Proprio è stata inaugurata il 19 marzo, e il 20 marzo la Toscana è diventata rossa, cioè non ci si poteva muovere per le norme Sì, anti-Covid. sì. E proprio quindi queste 11 sculture erano disposte in cerchio, e in mezzo c'era questa panca costituita da due sedute separate da un elemento che evitasse di far stare vicini gli utenti, i fruitori di questa mostra. L'idea è stata grandiosa, è stata apprezzata da molti, anche perché era un periodo drammatico dove non era consentito nessun rapporto sociale, nessun avvicinamento fisico, e quindi il riempire una delle piazze, la piazza principale di Pietrasanta, ma così come tante altre in Italia,
e in Occidente. La piazza che dall'agorà greca a oggi è luogo di rapporti sociali, di rapporti commerciali, di scambi, di merci, di giochi, di collettività. E quindi ho proposto queste 11 sculture che oggi sono sistemate qui in galleria all'interno e all'esterno, e dove ho raccolto appunto dalla fortuna, quindi dal simbolo in cui tutti speriamo, a un antico Apollo, proprio per rivedere la bellezza classica greca. Abbiamo rappresentato anche il mercato del pesce. Questa è una pinna di uno squalo volpe fatto dall'artista Alessandra Politi Pagnoni. E questo? Questo è un altro pezzo della Politi Pagnoni, che appunto è una citazione di un film di Hitchcock, The Birds. Quindi questo dovrebbe essere un corvo, la testa di un corvo in marmo nero del Belgio. È un'opera raffinatissima per quello che mi riguarda, perché è un pezzo di marmo senza una vena bianca, quindi sembra quasi un metallo verniciato. Dall'altra parte, sempre questi i magnifici 12, diciamo, che sono stati selezionati per questa mostra, c'è questa opera che doveva rappresentare appunto la gentilezza femminile, per cui questa è una Madame B, una Milady dal tempo dei quattro moschettieri. Di là c'è un'opera in marmo che doveva raccontare appunto le merci, l'abbigliamento, il cappotto, un'opera di Renato Bonetti in marmo bianco di Carrara. Sempre per completare il giro, sì. Questo è un Cristoforo, un'opera piuttosto spirituale in cui l'artista, assottigliando il marmo, cerca di far venire fuori lo spirito del marmo, ma in realtà vuole rappresentare lo spirito di ciascuno di noi nel corpo umano. E questo appunto, l'affetto umano, il bacio, un'opera di Tonio Nicotera in resina colorata con dei materiali fotosensibili, per cui al buio e con la luce UV cambia colore, cioè i colori vengono rafforzati e diventano molto più intriganti. Tony Nicotera nasce in Venezuela, ma ora vive in Sicilia da più di 40 anni, per cui è gravita anche lui. Ecco, una cosa che volevo dire a proposito di Pietrasanta e del mestiere del gallerista: la particolarità di Pietrasanta rispetto alla grandiosità di Firenze, lo dico per esperienza diretta, ho vissuto 40 anni a Firenze, a Pietrasanta c'è la possibilità di incontrare gli artisti in maniera casuale, in maniera non impegnativa, bere un bicchiere di vino, la mattina prendere un caffè e entrare in dialettica costruttiva fra chi produce l'arte e chi è destinato purtroppo a vendere, a fare quel mestiere banale che è quello di mercificare questa grande espressione della creatività umana. E all'esterno sì, c'è appunto una giustizia di Alba Gonzalez, sì, e la panca appunto che dicevo prima, che è costituita da due sedute con in mezzo proprio un elemento monumentale che li tiene separati. E poi a destra c'è un'opera di un siriano, Boutros Romain, sì, tre artisti, di Boutros Romain, che appunto mette in relazione l'uomo e il cavallo, facendo... Ma lui è siriano? Lui è siriano, di origine siriana, ma è qui da 40 anni, per cui vive e lavora qui. E poi le opere minori nel senso proprio di dimensioni più contenute. Sì. Io ti volevo sì, dire, ma tu tratti prevalentemente la scultura? Ma io quest'anno ho rafforzato, ho accelerato sulla scultura,
proprio grazie a questa mostra che avevo voglia di fare, però non nego la pittura, anzi c'è una presenza molto forte qui in galleria di Marcapiano, questo che ho alle mie spalle e di fronte, che è un artista di cui sappiamo poco per quanto riguarda la sua biografia, è un nome d'arte, Marcapiano, e viene curato da una curatrice, Erika, che si prodiga a spingerlo a curarne l'immagine e le vendite. E poi un altro angolo ho riservato a Lorenzo D'Andrea, che è un grande ritrattista, un grande architetto, un grande pittore, e forse quello che avrei voluto fare io, ma non avendo le sue capacità non l'ho fatto, e quindi io sono rimasto architetto e ora gallerista. Niente, ovviamente, vabbè, questo è chiaro, lavori con artisti italiani, artisti stranieri, un mix, no, chiaramente. Tutti legati a Pietrasanta, tutta gente che ha scelto di lavorare a Pietrasanta, tutta gente, artisti da tutto il mondo, ecco, prima ho dimenticato di dirne la provenienza, però appunto la Katarina Victor Tomas è di origine polacca, vive fra Monte Carlo e Pietrasanta. La Fortuna di Daphne du Barry, anche lei nata in Olanda, ma vive fra Monte Carlo e Pietrasanta. L'Apollo di Rasmussen, lui è danese e lui vive fra la Danimarca e Pietrasanta. E poi tutti, insomma, gravitano in questa cittadina, proprio come dicevo all'inizio, perché c'è questa grande capacità di lavorare il marmo da tantissimo tempo, e una grande tradizione della lavorazione del bronzo che nasce nel dopoguerra, e oggi ci sono una decina di grandissime fonderie che attirano gli artisti per produrre i loro beni artistici, i loro capolavori, certo, artistici. Sì, è un grosso punto di riferimento, Pietrasanta. Anche questi qua che sembrano buttati lì, molto mischiati, è un artista belga che anche lui ha scelto di vivere o comunque di pendolare fra il Belgio e Pietrasanta. Là vedo, spostandoci invece da questa parte, vedo, sì, una personale. La nostra galleria è concepita appunto in una sala, quella che abbiamo visto, che è dedicata a tutti gli artisti che fanno parte del team, del gruppo di lavoro, artisti selezionati da me, artisti che si sono proposti e quindi ci siamo conosciuti, siamo diventati amici e stimati. Artisti che hanno esposto qui e poi abbiamo iniziato un rapporto collaudato nel tempo. Quest'altra sala invece è dedicata alle esposizioni temporanee. Noi ogni mese all'incirca proponiamo un artista nuovo, un artista emergente non tanto biograficamente ma artisticamente, per cui questa è l'ambiente dedicato a Katarina Victor Tomas, che è una giovane scultrice che ha una quarantina d'anni, ma ha già un bel parterre di opere dalle origini un po' sciamane o neogotiche, o gli possiamo attribuire tutte le origini che vogliamo, fino a opere un po' più mature, con le quali sta cercando di trovare il suo linguaggio. È una di queste, secondo me, spero di convincerla a continuare a lavorare su questa strada, perché potrebbe essere
è quasi una sintesi di tutte di questi 20 anni, 25 anni di attività che conciliano proprio i suoi studi, la sua genesi artistica, che deriva da studi archeologici, per cui lei fa sempre cita dei ritrovamenti archeologici e poi li Come anche mette con le come le donne. tre Venus che sono lì e che si chiamano Lugano, Sardinia o un altro posto dove lei cita dei ritrovamenti Archeologici. archeologici. E dicevo, questa qui che vedevamo prima potrebbe essere la sintesi fra la natura, appunto, di questi ritrovamenti millenari, le parte dal Neolitico in poi ad approfondire i suoi studi, fino alla bellezza contemporanea, di un busto di donna, trattato, oserei dire, con un linguaggio molto contemporaneo, stretto da questi tralci di vite, Sì. di un arbusto, delle radici, comunque degli elementi naturali che inglobano il corpo della donna dalla quale lei ormai si è liberata, possiamo dire. E in questo mese, nel mese di giugno, l'abbiamo messa in relazione appunto con Marca Piano, con un altro artista sul quale stiamo puntando come galleria. E li abbiamo messi in relazione la scultrice, quindi Caterina Victor Tomas, e l'artista pittore Marca Piano, che voglio dire, ci vorrebbero ore per ammirare un pezzo, per cui qui ce ne abbiamo una decina, non so il tempo che avete a disposizione, che abbiamo a disposizione, questi considerate sono degli Sì, acquarelli. infatti. Con un Una dettaglio tecnica molto incredibile. minuziosa, decisamente. Questi sono tutti acquarelli, mentre da quest'altra parte questi sono oli su tela, e quella che potrebbe sembrare una texture della tela, del tessuto, del supporto, non sono altro che le micro pennellate che lui usa per fare le campiture grandi, anche il bordo e poi le campiture anche più piccole, perché lui va in sovrapposizione di colori, per cui dai colori più chiari a quelli medi fino a quelli più scuri, sempre per sovrapposizione. E i limiti delle forme sono tracciate con la coda del pennello incidendo il colore già steso in maniera molto, molto densa. Molto materica, sì. No, notevole, decisamente. Io anche l'ho tratta dalla scultura, quella che hai qua in centro di lei, perché non so, Sì. mi colpisce, penso che sia quella che mi colpisce di più. Sì, è la più, Sì. diciamo, completa dal mio punto di vista. Anche se per lei non è né il punto di arrivo né ne è convinta, a tal punto oserei dire che l'ha chiamata no title, perché ancora Non è definita. non è riuscita a darle, mentre tutte le altre hanno un nome molto profondo che viene fuori insomma, dagli studi, da quello che voleva, cioè per dirvi, quella lì che sembra un errore di morfologia femminile, questi zigomi molto pronunciati, il mento, l'iguana giù, Sì. si chiama Out of Africa, perché lei con questa opera vuole raccontare la prima migrazione africana dell'uomo sapiens, che probabilmente, gli scienziati ne sono convinti, che via terra, quello che oggi è il Mar Tirreno, era una laguna, era una landa sulla quale si poteva camminare, raggiunge dalle coste dell'Africa, raggiunge le coste della Francia, e lì incontra l'uomo di Neanderthal invece di origine indoeuropea. Per cui dalla raffinatezza del corpo esile dell'Homo sapiens,
Il viso invece tratteggia i tratti più importanti dell'uomo di Neanderthal. Tutta, cioè, potrebbe essere filosofia, potrebbe essere leggenda, ma insomma questo è quello che dichiara l'artista e noi la seguiamo. Sicuramente comunque c'è molta ricerca, cioè lei fa molto studio, molta ricerca, si basa... È un approccio serio, non è casuale, appunto volevo sottolineare questo, un apparente errore morfologico di questo viso molto maschile, che poi ritroviamo anche in quell'altra donna dalla sfera, in realtà è proprio perché lei vuole raccontare questa sua genesi, questa da dove trae le origini le sue motivazioni artistiche che la pongono a produrre queste cose, queste opere. Poi qui ci sono tante esercitazioni di, diciamo, di bellezza femminile, sì, di proporzioni, di mani, piedi, dove in genere si misura la scultura figurativa, dove esatto, scultura figurativa. Però mi ricordo per esempio questa scultura qua che tu mi avevi parlato, che era sulla leggenda della sempre africana, comunque sembra che da un ritrovamento di un periodo di non so se 20 milioni o 15 milioni di anni fa, lei sostiene che in fondo la donna non è cambiata molto, cioè la rappresentazione artistica della donna non è cambiata molto, e sottolinea il fatto che nell'antichità fosse importante il seno materno, il ventre materno e non le braccia, per cui da questo ritrovamento lei si esercita, o è limitativo quello che sto dicendo, in realtà lei ci racconta della bellezza tipica di una zona o di un'area o di un'altra, ma la caratteristica è questa donna priva di braccia, per cui abbiamo queste donne bellissime appunto con diverse caratteristiche somatiche, ma hanno in comune il fatto di essere senza braccia, perché derivano da questo ritrovamento. Lei crea comunque qua in Italia, diffonde... Lei, come la scultura in bronzo a cera persa, gli artisti partono prima dalla modellazione in argilla, l'argilla poi viene cotta e da lì viene fatta la controforma in gesso, per avere delle superfici così lisce bisogna avere l'altra forma in gesso, mentre per diciamo finiture un po' più grezze o più naturalistiche, diciamo come vogliamo, qui si passa direttamente dalla terracotta alla controforma per poi fare la cera che poi viene inglobata di nuovo in una forma sia interna che esterna, bloccata, si inforna, si scioglie la cera, e su quella microcamera che varia dai 3 mm ai 5, ai 6, ai 10 mm in funzione della grandezza dell'opera, su questa camera d'aria lasciata dalla cera che si è sciolta viene colato il bronzo. E non sto a dettagliare il procedimento perché è complicato, articolato, faticoso, e solo apprendendo questo procedimento, assistendo a qualche filmato o avere la fortuna di vedere una parte di queste operazioni, ci si rende conto di quanta fatica c'è in un manufatto bronzeo. Per la curiosità, quanto tempo più o meno viene impiegato per creare una scultura così grande? Diciamo che la parte inventiva, la parte artistica,
può avere un tempo infinito, perché l'artista modella, toglie, poi gli crolla perché non ha fissato bene la struttura armata, perché per fare un manufatto così grande anche la terracotta, anche l'argilla cruda va armata, perché sennò non regge questo braccio in sospensione. Quindi magari nelle prime sperimentazioni capita agli artisti che un braccio crolli, una gamba, l'indomani trovano l'opera la notte è andata a dormire, l'opera di notte è andata a dormire finita e l'indomani l'hanno trovata a terra con grande disperazione. Ecco, diciamo da questa fase, che può avere dei tempi brevi o lunghissimi, quando il modello è già cotto in terracotta, poi la produzione, diciamo, la parte dell'opificio, la fonderia, e qui siamo molto bravi a Pietrasanta, in genere in 4 settimane, se il forno è libero, cioè se l'ultima fase è libera, in 4 settimane riescono dal modello a riprodurre una Bene, grazie Vincenzo, è stato veramente molto bello e speriamo assolutamente che sia stato di gradimento per tutti quanti e alla prossima. Grazie a voi e spero di essere stato semplice e chiaro nella mia esposizione. È comprensibile, perché la missione mia è quella di, appunto, aprire l'arte, consentire a tutti di poter utilizzare e fruire dell'arte. Penso assolutamente di sì, grazie, grazie Vincenzo.